le assemblee siano in esaurimento e per molti già esauriti da mo', siete molto presenti, quindi segno che avete a cuore quello che stiamo portando avanti, sì, tutti quanti assieme, a dire, la nostra lotta. E se inizialmente si voleva... Preferivo leggerlo l'intervento, sia per perdere poco tempo in maniera che non mi dilungo in cose varie, sia perché sarà... Sì, ho intenzione che sia l'unico intervento, almeno che dopo nella discussione venga fuori qualcosa di particolare, sia l'unico intervento da parte nostra della delegazione sindacale, non come le altre volte, insomma, in maniera di fare una cosa più sintetica, avere più tempo dopo per discutere di tutto il resto. E l'assemblea sarà organizzata, dopo questo intervento parteciperanno, si parleranno i parlamentari che abbiamo invitato. Del territorio, di tutte le forze politiche, precisare le nostre posizioni e le nostre valutazioni in merito a una vertenza che ci vede impegnate ormai da 2 mesi con scioperi, manifestazioni, presidi e confronti dagli esiti finora non positivi. Riteniamo opportuno ribadire, prima di tutto, che come lavoratrici e lavoratori del Comune di Venezia e come rappresentanze sindacali avevamo da tempo piena consapevolezza delle difficoltà finanziarie dell'ente, anche per il peso della penalizzazione conseguente al mancato rispetto nel 2013 del patto di stabilità. Ma almeno fino a giugno avevamo raccolto e ricevuto segnali di una gestione positiva di questa criticità. Il quadro è profondamente modificato a seguito dello scandalo del MOSE, che ha portato all'arresto del sindaco, alle sue dimissioni e alla decadenza della giunta del Consiglio Comunale con la nomina del commissario straordinario. Ci siamo trovati di fronte ad una crisi diretta conseguenza dello scandalo MOSE, acuita dalla mancata approvazione del bilancio 2014 e dalla difficile situazione finanziaria del nostro comune. Il commissario straordinario ha da subito interpretato il proprio ruolo in un'ottica unicamente tecnica, senza tenere fin dall'inizio minimamente conto della storia politica e sociale di questo territorio ed evitando un vero confronto democratico. Le scelte che ha assunto il commissario e che ha poi tradotto nella proposta di bilancio preventivo per il 2014 vanno nella direzione di tagli di servizi e occupazione, aumento delle tariffe e riduzione del salario delle lavoratrici e dei lavoratori, bloccato da 5 anni di mancato rinnovo contrattuale. Sono stati tagliati infatti contributi importanti alla cultura, ai servizi sociali, all'associazionismo, all'assistenza domiciliare, come sono stati modificati i rapporti tra educatrici e bambini nei nidi. Sulla fronte del lavoro sono state ridotte in maniera unilaterale le risorse del personale e per la contrattazione integrativa, arrivando anche a disdettare, sempre in maniera unilaterale, il contratto integrativo vigente. Inoltre, le scelte dell'amministrazione produrranno ricadute negative sul versante dell'occupazione in un territorio profondamente in crisi nei settori produttivi. Noi abbiamo raccolto dalle lavoratrici e dei lavoratori come RSU e organizzazioni sindacali, di fronte a questa inedita e drammatica situazione, una prima e immediata reazione. La consapevolezza che sia profondamente ingiusto, iniquo e inaccettabile che le conseguenze negative dei fatti di corruzione e illegalità che hanno coinvolto politici, imprenditori e dirigenti dello Stato siano pagate dalle lavoratrici e dai lavoratori del Comune di Venezia che non hanno nessuna responsabilità sulla vicenda MOSE e dai cittadini del Comune che si vedono ridotta la quantità e la qualità dei servizi pubblici e sociali. Questa consapevolezza è stata, a nostro avviso, alla base della straordinaria partecipazione agli scioperi e alle manifestazioni di queste settimane. È importante per noi sottolineare sempre che stiamo contrastando scelte che hanno una ricaduta negativa per i cittadini e per gli utenti dei servizi. Questo ci ha permesso di dialogare, confrontarci positivamente con associazioni della città, con i genitori dei bambini dei nidi, come per le municipalità che gestiscono nel territorio molti servizi importanti per i cittadini di Venezia. Nel tentare di dare il nostro contributo costruttivo, abbiamo cercato di proporre al commissario di affrontare la situazione in 2 direzioni. La prima ricercando delle soluzioni straordinarie a livello nazionale, in considerazione dei tempi e delle specialità della città di Venezia, soluzioni che permettessero di affrontare la situazione del 2014, ma anche strutturalmente in prospettiva.
Dall'altro avviare un vero confronto per soluzioni meno pesanti dei tagli di servizi e del reddito dei lavoratori del comune. Per quanto riguarda il punto 1, dobbiamo dire che solo nell'ultimo periodo ha preso corpo, da quanto abbiamo appreso, un'iniziativa del commissario nei confronti del governo nazionale e del merito da cui vogliamo partire oggi con la rappresentanza dei parlamentari. Mentre per quanto riguarda il secondo punto, il bilancio preventivo 2014 è stato approvato il 30 settembre, senza significativi cambiamenti rispetto alla proposta iniziale. Noi abbiamo cercato di proporre, nei brevi tempi che ci sono stati concessi e che abbiamo conquistato anche facendo un ricorso per comportamento antisindacale, delle proposte alternative di gestione delle spese correnti, ma non ci sono finora delle aperture. Colpisce tra l'altro la valutazione negativa di tutte le municipalità, che in qualche caso hanno suggerito anche loro delle proposte che riteniamo interessanti e da valutare. Venendo quindi al merito del confronto di oggi, noi vogliamo chiedere se le forze parlamentari di tutte le rappresentanze politiche possono trovare una unità di intenti per sostenere soluzioni di breve e medio periodo nell'interesse generale della città di Venezia, dei suoi cittadini e dei lavoratori coinvolti. Rispettiamo la dialettica politica che sicuramente si esprimerà nei prossimi mesi, ma ci sentiamo di chiedere, di fronte a quanto sta avvenendo, di dare un contributo costruttivo a superare oggi e, se possibile in futuro, la difficile situazione in cui si trova la città di Venezia. Ci risulta che siano state rappresentate al governo alcune proposte, sia nella direzione di alleggerire il bilancio 2014, in particolare per la parte corrente, e sia in prospettiva di una stabilità futura. Parliamo prima di tutto sottolineando che è anche una nostra richiesta di dilazionare in 2-3 anni la penalizzazione di 17 milioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2013. Parliamo di sbloccare risorse già assegnate sulla base della legge speciale, alcune relative al 2014. Parliamo di attenuare già per il 2014 il peso per il rispetto del patto di stabilità. Parliamo di sostenere una soluzione generale di allentamento del patto per il 2015. Parliamo anche di proposte specifiche per Venezia che il commissario sembra abbia avanzato negli incontri a Roma. Chiediamo quindi ai parlamentari presenti, che ringraziamo per la loro partecipazione, se ritengono all'interno di un sostegno alla nostra vertenza di condividere e sostenere tutte le soluzioni che possono contribuire a superare questa emergenza. Noi ovviamente continueremo a fare con convinzione la nostra parte. Aggiungo solo che alla fine dell'assemblea darò delle comunicazioni sui prossimi incontri, sui prossimi appuntamenti che abbiamo stabilito. Adesso do la parola a Antonio per la sintesi, perché il patto di stamattina è proprio di lasciare tempo ai parlamentari, che devo dire ringrazio personalmente, perché in 3 giorni hanno dato tutti loro la disponibilità, sono arrivati, qualcuno si sta raggiungendo. E qualcuno, per motivi ovviamente di impegni già presi, il preavviso è brevissimo, sarà poi sostituito da altri componenti di partito. Il primo intervento è stato definito per l'onorevole Andrea Causin di Scelta Civica, che noi invitiamo a venire sul palco e quindi a iniziare già a darci un primo contributo su quello che è il nostro documento e su quello che è lo stato dell'arte della politica nazionale sulla nostra questione. È accaduto alcuni mesi fa, quando c'era l'amministrazione insediata, c'è la mia disponibilità nei confronti del sindacato, nei confronti delle rappresentanze tecniche in questo momento della città, di dare un contributo per tutte le soluzioni, alcune delle quali avete elencato, ma anche altre che dovessero poi venire fuori nel dibattito di questi giorni. Strumenti del senatore Cassone e del senatore Dallator, che riconoscono la specificità della città di Venezia, e penso che una serie di altri provvedimenti di tipo legislativo potrebbero essere degli strumenti sicuramente validi per poter trovare, per mettere una pezza a quella che è una situazione che mi auguro possa essere provvisoria. Ribadendo la mia personale vicinanza e disponibilità, voglio chiudere con una battuta. Io sono metropolitano, non sono cittadino, nel senso che abito a Martellago, però mi sento da sempre pienamente coinvolto sulle vicende della città. Non dimentichiamoci che tra alcuni mesi ci auguriamo che le vicende anche politiche prossime possano affidare un governo a questa città, un governo anche autorevole. Ecco, io penso che il lavoro
da parte vostra, l'impegno da parte vostra, da parte nostra, sia quello, al di là degli schieramenti politici, di andare anche a individuare un percorso che possa farci uscire dall'emergenza e che possa darvi la dignità di lavorare riconoscendo la specificità di Venezia. Ecco, un grande confronto sui programmi da questo punto di vista, anche perché se io fossi un cittadino di Venezia vorrei capire come da una situazione debitoria pesante di questo tipo si esce. Non conta tanto ormai lo jacuzzi sulle responsabilità che ci sono state, non credo che vi diano lo stipendio, ecco. È importante quello dal punto di vista politico individuarle, ma se rimaniamo fermi lì non si risolvono i problemi. Quindi penso che bisogna lavorare appunto su trovare quegli strumenti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché voi non pagliate il prezzo di colpe non vostre e per essere garantiti che nei prossimi anni la vostra condizione di lavoro possa essere serena come tutti i lavoratori della città. Grazie. Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Michele Zuin, che invece invitiamo sul palco. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio di questo invito. Mi dispiace che per questo malinteso non sia potuto venire l'onorevole Brunetta, che tra l'altro è uno degli unici che ha parlato anche col commissario in questi giorni. Ma io solo brevemente, anche perché è la materia a me più vicina, tra virgolette, quella del bilancio del Comune di Venezia, che ho seguito da consigliere per tanti anni. Io obiettivamente non so come si sarebbe chiuso anche con la politica, cioè con una giunta legittimata, il bilancio del Comune di Venezia 2014, perché la situazione della finanziaria del Comune è una situazione sicuramente deficitaria e non ho idea di come, perché poi non avevamo ancora visto nessuna bozza, non si era visto niente, di come si sarebbe riusciti a uscire da quella situazione così, così pesante. Certo è che situazioni di questo genere, è di questi giorni la situazione in quella che è stato il Comune di Viareggio, a continuare a buttare la polvere sotto il tappeto, poi si arriva a situazioni che non si possono più invertire e si rischiano danni ancora peggiori. Certo che l'intervento del commissario dal punto di vista strettamente tecnico ha preso delle scorciatoie, e in queste scorciatoie ci sono incappati i dipendenti del Comune di Venezia. Noi abbiamo sempre, e devo dirlo anche dall'opposizione, e questo me lo possono riconoscere tanti dipendenti di questo comune, abbiamo sempre valutato i dipendenti del Comune di Venezia come una grossa risorsa. Noi stessi, pur essendo l'opposizione, abbiamo sempre avuto massimo rispetto e massima collaborazione da parte di tutti, nel senso che i dipendenti fanno i dipendenti, rispondono, non rispondono a logiche politiche, rispondono alle logiche del loro dovere, del loro impegno, di quello che devono fare. Per cui che questa sia stata poi una delle componenti maggiori di taglio di questo bilancio 2014 è una cosa che sicuramente anche a noi non è assolutamente piaciuta. E queste sono le premesse. C'è bisogno di un cambio totale della finanza di questo comune. Il comune ha tanti anni, scontano sicuramente da parte dello Stato un accanimento nei confronti delle risorse che vengono poi gestite dal centro e riportate ai vari comuni. E questo, io ho fatto parte anche dell'ANCI, questo è sotto gli occhi di tutti, sindaci di centrodestra, sindaci di centrosinistra, è una realtà che, con cui hanno dovuto convivere appunto sindaci di ogni schieramento. Le proposte che fate voi sono delle proposte sicuramente interessanti e giuste per quello che è la situazione del Comune di Venezia, ma quello che è anche il bisogno non solo di un comune che è in una situazione particolare come il nostro, ma anche proprio dei comuni in generale che non possono più reggere
continuità da parte dello Stato, per poi diventare a sua volta coloro che aumentano l'andage, aumentano dell'ANCI, dove c'era unanimità nel direttivo, unanimità nell'assemblea, unanimità dappertutto, però i vari governi qui, sia di centrodestra che di centrosinistra, mai comunque hanno allentato questi vincoli. Per cui è sicuramente una battaglia che si può e si deve fare, è però una battaglia che è in mano in questo momento principalmente al governo, cioè il governo che deve vedere e cercare di riuscire a capire che questi appelli che arrivano non solo dal Comune di Venezia ma da tanti altri comuni sono appelli che sono giustificati e che così non si può più andare avanti. Per cui l'ha già detto, era già venuto fuori dei comunicati stampa dell'incontro tra Zappalorto e Brunetta, c'è stata da parte dell'onorevole Brunetta una piena sintonia da questo punto di vista su alcuni temi riguardanti il patto di stabilità del Comune di Venezia. Non so quanto si riesca a fare in sé per sé per il 2014, inteso come bilancio del 2014. Sicuramente quello di poter dilazionare, quello di rivedere il patto di stabilità del 2015, c'è un impegno a sostenere queste richieste. È chiaro che la parte fondamentale, la parte del leone, la fare come il governo, che deve poi trasformarli in proposta o sostenere la... Spero che non vi diano tutte le ragioni, perché probabilmente vi prendono in giro. Questo è il rischio, perché io ho visto le vostre proposte che in qualche modo caricano anche le richieste che il commissario ha fatto, alcune per amor di Dio legittime, alcune a mio avviso irrealizzabili. Premesso che ovviamente il commissario ha parlato con tutti i parlamentari, non solo con alcuni, ma per ragionare su queste tematiche, e credo che noi potremo fare, voglio dire, alcune iniziative tra una settimana o due, parte della legge di stabilità, e quindi su questo si potrà intervenire. Ma badate, io vi cito due dati. Quando io parliamo, io Felice, ma penso anche i colleghi, diciamo, della Camera di Venezia, c'è un'opinione nazionale che viene percepita di essere una città ricca, perché c'è il turismo, la tassa soggiorno, insomma, e via dicendo. E questo va a spiegare la specificità della città e tutte le cose che ne conseguono, che sono sì tematiche che noi conosciamo e che è difficile far percepire alle stesse realtà che magari sono messe anche peggio di noi dal punto di vista sia occupazionale sia dal punto di vista economico. E questa è una situazione di difficile interpretazione. Ovviamente ci saranno delle modifiche che tentiamo di fare nell'allentamento dei patti di stabilità e via dicendo, che possono già dare, per esempio anche con quello della PA ad agosto sulle questioni del personale, sulle modifiche che sono state fatte, ovviamente si diranno nei prossimi anni, però diciamo la situazione è complessa. E cito anche un dato, però lo porto come esempio, non me ne vogliono in campagna elettorale, perché questa città ha anche sprecato. Abbiamo venduto l'aeroporto il 13% se non vado, per 48 milioni. La stessa cifra l'ha incassata la provincia per il 7%, adesso la provincia vede l'altro 6, incassa altri 40 milioni, che vuol dire che abbiamo regalato 35 milioni circa, non si sa a chi. Cioè qui ci sono anche scelte patrimoniali e quant'altro, che qualcuno dovrà anche spiegare, perché voglio dire, mettetevi nei panni di chi deve andare a Roma a batter cassa, e poi scelte condivisibili o meno, la stiamo, non voglio entrare nel merito, di gestione nostra vengono, diciamo, mal utilizzate. Allora, oggi non si può tornare indietro, però credo che nel futuro le amministrazioni che verranno, lo stesso commissario, finché c'è,
voglio dire, scelte di questa natura devono essere gestite con l'oculatezza, qui sta parlando del casino di altre questioni, e quindi non possiamo più permetterci di pensare che siamo una città di Begodi e possiamo fare tutto con un patrimonio che abbiamo e via dicendo. Credo che dobbiamo avere la capacità razionale, sia dentro un dato più complessivo e che quindi dobbiamo operare di conseguenza. Io non lo so, lo dico solo perché viene citata la legge speciale, io e Felice abbiamo presentato, ognuno diversa, ma stavamo, diciamo, anche ci stavamo adoperando per trovare un testo condiviso con Dalla Zuanna, insomma, con i colleghi senatori relativamente alla legge speciale. Marco Davilla del Movimento 5 Stelle sta arrivando. Sì. Stanno commentando. Sì, ciao. Innanzitutto chiedo scusa per il ritardo, prima di fare l'entrata così più al centro. E io sono qui per ovviamente per dare comunque il contributo del Movimento 5 Stelle. Le organizzazioni sindacali lo sanno, ne abbiamo parlato insieme anche in occasione del famoso emendamento all'interno di quello che è stato il Salva Roma 1, poi bis, poi ter. E ovviamente noi avevamo anche espresso come Movimento 5 Stelle le perplessità rispetto purtroppo a quell'emendamento che ai noi ha avuto appunto l'esito che temevamo. E quindi noi siamo qui a rinnovare una disponibilità anche con le altre forze politiche per quello che è possibile fare, sapendo che purtroppo il problema viene da lontano e che chi paradossalmente può avere una forse più chiavi per risolverlo è anche chi un po' l'ha provocato, nel senso che chi conosce, e parlo di classe politica, perdonatemi, non sarei del Movimento 5 Stelle se non dicessi questo, e mi scuso se questo può essere interpretato come una polemica, ma chi sicuramente può conoscere più a fondo, più da dentro le problematiche del Comune di Venezia e chi le ha provocate, e l'alternativa credo che sia quello che state facendo adesso, cioè che in qualche modo, e in questo senso do la disponibilità del Movimento 5 Stelle, l'unico altro soggetto che può conoscere dove andare a intervenire per non toccare i servizi ai cittadini e poi anche i vostri stipendi, e lo dico da dipendente pubblico che tornerà a fare dipendente pubblico, per cui mi rendo conto di che cosa stiamo parlando. E quindi in questo senso il mio invito è semplicemente questo, cioè attraverso le organizzazioni sindacali, ma anche, permettetemi, non attraverso le organizzazioni sindacali, se ci sono possibilità, suggerimenti, indicazioni puntuali, ufficio per ufficio, perché o si riesce a mettere mano strutturalmente a questo problema, oppure non se ne va fuori. Fabbisogni, costi standard, siamo a Venezia, siamo il 19% sopra a quello previsto dal dottor Enrico Zanetti. Per questo confronto è ovvio che ognuno siamo chiamati ad assumere le proprie responsabilità, quello che hanno fatto naturalmente, per quello che possono fare. E naturalmente la mia parte politica è quella che deve darsi da fare di più, insomma, essendo al governo del paese, avendo amministrato a lungo questo comune, insomma. E
quindi provare insieme a tracciare una strada, a trovare le soluzioni e dare una prospettiva per il sistema dei servizi complessivamente nella nostra città, ma naturalmente anche per quel che riguarda il reddito dei lavoratori. In un quadro, l'hanno già detto altri miei colleghi, complicato, insomma, non è che siamo in una situazione economicamente favorevole, bastano, credo, le parole ultime del ministro Padoan, che ha detto rispetto al deterioramento ulteriore della crisi dei dati economici. Così come le battaglie che sono state fatte negli anni, insomma, no? Su quale ci siamo sempre trovati su fronti contrapposti, lo richiamava, insomma, sia nell'ambito dell'ANCI, sia nell'ambito del Consiglio Comunale, qui ci sono dei consiglieri comunali che hanno vissuto queste cose, più volte abbiamo forzato insieme per allentare i limiti del patto di stabilità e per aiutare i comuni a gestire i propri bilanci senza ricorrere a operazioni straordinarie, che certamente sono state molto criticate, le ho fatte alcune dal 2008-2010, altre sono state fatte dopo, ma quelle operazioni straordinarie, che non serve qui elencare, avevano un obiettivo, stare dentro il patto di stabilità ed avere delle liquidità per consentire non solo a garantire il reddito ai lavoratori, ma per garantire alcuni servizi che sono fondamentali, essenziali e qualificanti della vita della nostra città. Queste cose sono avvenute, poi si poteva fare meglio, si può correggere, si può cambiare certamente, ma io vorrei che non si dimenticasse la storia negli aspetti negativi ma anche negli aspetti positivi che è stata questa città. Io penso che dobbiamo essere tutti, anche chi non le votava o le criticava, orgogliosi di quello che si è raggiunto in questa città. Io credo che dobbiamo essere, e questo dobbiamo rivendicarlo con forza, e se riusciamo a farlo, mille, perché ognuno c'ha il Salva Roma, non è stato un Salva Venezia, ma insomma, facciamo, chiamiamolo così, oppure ci sono tante altre realtà che stanno soffrendo, che sono nelle condizioni naturalmente di poter non evitare di essere penalizzate e migliorare la loro condizione per i propri cittadini e per i propri lavoratori. Allora, questo è lo sforzo che insieme dobbiamo fare. Io penso che, per esempio, nel cosiddetto Salva Venezia questo sforzo è stato fatto, no? Si è messo insieme e si è provato a convincere chi sta al governo di dire: guarda, questa roba qua funziona così, cioè Venezia se è una roba complicata, complessa, farà anche tra poco meno di 300.000 abitanti, però ha una sua morfologia, fa una roba a Venezia, non è la stessa cosa che farla in un'altra città o farlo in terraferma, è più complicata, no? Cioè, tutti lo sappiamo, lo vediamo anche da cittadini, da semplici cittadini, questa legge stabilità, tutti i problemi, però dobbiamo provarci, dobbiamo fare la battaglia fino in fondo. Per questo, insomma, dicevo all'inizio, nessuno si sottrae, tantomeno il sottoscritto e i parlamentari che magari oggi non potevano esserci, o quelli del mio partito che magari non parleranno. Su questo non ci siamo e su questo dobbiamo appunto fare questo lavoro. L'altra cosa, alcune priorità, no? Il commissario, che io non conosco, non ho avuto l'opportunità, probabilmente colpa mia, di conoscere, di incontrare, ha fatto, ho letto i giornali, è andato dal sottosegretario Del Rio, presidenza del Consiglio, e ha posto alcune questioni a 360 gradi, giusto? Ha messo dentro tutto, no? Ha messo dentro anche una battaglia che si è fatto un po' di anni fa, di far pagare non solo per il porto di Venezia, ma per il porto di Ancona, per il porto di Civitavecchia, questa roba qua, una quota di passeggeri piuttosto che altro. Fatto bene, doveva farlo, eccetera, eccetera. Però anche qui poi non è che devi scegliere qual è l'obiettivo, no? Oggi l'obiettivo è limitare il più possibile i danni, la riduzione, la famosa riduzione del danno, per dire una frase, una cosa a molti noti. E quindi dobbiamo, in qualche modo, obiettivo, salvaguardare il welfare di questa città, rivendicando con orgoglio, non ripeto più, e naturalmente anche la difesa del reddito dei lavoratori. Io qualche volta sono stupito dalle cose che sento anche da persone che stanno nel mio stesso partito, siamo un mondo colorato, quindi per carità. Però quello della salvaguardia del reddito dei lavoratori in questa fase io credo sia essenziale, no? Se un amante che dà una roba e dopo, insomma, se non capire. Noi facciamo la nostra parte, se qualcuno ci ascolta, come spero ci ascolteranno, sono convinto che sono assolutamente sensibili alle esigenze di questa città e soprattutto se
come mi è sempre stato insegnato, se sugli obiettivi non ci si divide, poi ognuno si porterà la propria bandierina, la propria medaglia, poi ognuno in campagna elettorale dirà l'ho portato io, l'ho portato tu, senza di me non facevi niente, però credo che nell'interesse comune, nel bene comune che si deve fare, questa cosa dobbiamo percorrere. Cito un esempio che forse magari se qualcuno si ricorda più sul tema delle concessioni spazi acqui, giusto? C'era tutti, insomma, c'era un bel casino, siamo riusciti con un lavoro fatto eccetera, a risolvere quel problema, là, piccolo problema che però riguardava per esempio 10.000 persone. Per dire, questo non voglio, ho portato un esempio per dire che si può arrivare agli obiettivi, basta avere la convinzione che condividerli, ognuno fare la propria parte, così come poi ce n'è una anche alla Camera, tutti e due rami del Parlamento, ed è incardinata al Senato, quindi il Senato in questo caso per primo deve esaminare il disegno di legge e questo proposto, appunto questi proposti. Anche su questo è fondamentale riuscire su questo a fare un lavoro, ancora di più oggi nel momento in cui tra un po' dovremmo discutere di città metropolitana, no? E quindi dal ruolo che può avere la specialità di Venezia non solo nell'ambito della propria storia eccetera eccetera, ma anche nell'ambito più vasto della provincia e io dico naturalmente nel livello regionale. Quindi riusciamo a mettere insieme, spero di sì, insomma, questi obiettivi e fare il lavoro che abbiamo fatto qualche mese fa, insomma, qui siete venuti a Roma, avete praticamente fatto le proteste che avevano fatto e poi siamo riusciti a trovare una soluzione. Io su questo penso ci sia l'impegno da parte di tutti, nel rispetto ovviamente. Con cui collaboro Giulio Marcone, volevo dire che noi crediamo che la partita anche del bilancio 2014 della città di Venezia non sia per niente chiusa. Crediamo che appunto di modi per andare a cercare i soldi che servono per coprire il buco di più di 40 milioni che il commissario Zappalorto si è trovato ad affrontare, ce ne sono parecchi, e un po' mi fa anche strano che non siano stati citati, o che non siano stati citati solo alcuni, insomma, fino adesso in questa sede. Il senatore Dalla Tor diceva dell'aeroporto. E il Mose? Il Consorzio Venezia Nuova ha rappresentato un buco nero che ha inghiottito una cifra di fantastigliardi che ci avremmo coperto bilanci da qui alla notte dei tempi. Io penso anche che a parte questo, che magari può parere anche un po' demagogico, ma che tutto sommato io credo che possa essere fatto, perché quando a Roma si muove qualcosa poi le cose possono cambiare in un attimo, io credo che bisognerebbe togliere immediatamente questo concessionario unico. Di soluzioni ce ne siano, insomma, a partire dal fatto che i 17 milioni con cui questa città rischia di essere di nuovo penalizzata, questa città non se la merita. Lo sforo del patto di stabilità è una stupidaggine, per non usare altri termini, e penso che tutto sommato sia una penalizzazione doppia, visto che questa città ha subito una diminuzione del 66% dei contributi. Io chiaramente mi rivolgo a tutte le altre forze politiche dando la massima disponibilità, soprattutto quelle che sono un pochino più rappresentate in modo un pochino più consistente di noi, insomma, in Parlamento, e dando la massima disponibilità del nostro partito, del mio referente Giulio Marcon, in questa direzione per tutte le iniziative che... Penso che in questo ultimo periodo, proprio a Venezia, se ci sono stati anche degli scontri verbali, dei contrasti, delle polemiche, questo è dovuto probabilmente anche al fatto che chi doveva ascoltare non ha saputo ascoltare, in particolare i lavoratori. Noi ci troviamo a Venezia in una situazione di crisi che certamente non è determinata da fatti recentissimi, è una crisi che parte da lontano, è una crisi per certi versi che soffre anche della specificità di Venezia.
perché se è vero che Venezia, con la sua legge speciale, con la sua specificità, presenta degli aspetti positivi di vantaggio, e peraltro questa specificità ha determinato nel tempo anche l'aggravarsi di determinate situazioni, come quelle dovute ad esempio al rispetto del patto di stabilità che ci ha creato tanti danni. Quella che si è verificata poco tempo fa di recente, che è stata ricordata come la vicenda Mose, lo scandalo del Mose, con tutte le implicazioni delle indagini preliminari, è stata quasi per così dire una miccia messa sotto una situazione già in evoluzione, una situazione critica, e ha fatto scoppiare l'insieme della realtà veneziana. Io penso che, proprio anche per la pur limitata esperienza che ho avuto alcuni anni fa, fino al 2010, di fare il consigliere comunale, Venezia soffrisse da tempo di un insieme di vincoli, di lacci, che in particolare a Venezia, ancor più che presso gli altri comuni, dovevano essere sciolti, dovevano essere allentati. Se da un punto di vista generale faccio fatica a comprendere la logica e l'imposizione di una rigida logica come quella dettata dal patto di stabilità, per una realtà come la nostra questa logica mi viene ancora meno. Noi, se proviamo a pensare a quello che ha significato il casinò, tutto quello che si è portato dietro, i soldi che dovevano arrivare per la legge speciale, che a un certo punto si sono prosciugati, non sono più arrivati, i soldi invece che si è mangiato il Mose, tutto quello che stava attorno al Mose, ci rendiamo conto che abbiamo sofferto proprio per questa nostra condizione speciale delle situazioni che a livello nazionale i comuni affrontavano e continuano ad affrontare. Ora, in questa situazione è stata così, è precipitata dall'alto la figura istituzionale del commissario prefettizio, con le iniziative del quale non molto spesso sono stato d'accordo, perché sono convinto che se una figura di questo tipo era giuridicamente da imporre, perché non c'era più il sindaco, non c'era più una giunta, un consiglio comunale, e peraltro una situazione di questo tipo doveva essere mantenuta in tempi brevissimi. Io mi ricordo che da subito, da giugno, qualcuno, non tanti purtroppo, avevano parlato della necessità di arrivare al più presto a un nuovo governo politico della città. Ed è stata fatta una scelta, a mio modo di vedere, profondamente sbagliata politica, di posticipare il più possibile. Non c'era giustificazione per questa scelta, non c'era giustificazione di parte, di partito, di nessun genere. Non è pensabile che Venezia, con tutta la sua complessità, possa rimanere tanti mesi, adesso si parla addirittura di maggio dell'anno prossimo, senza il governo politico. Noi l'abbiamo combattuta e dobbiamo continuare a dire che dobbiamo tenere i tempi stretti più possibile, per quanto è possibile. E questo messaggio, a mio modo di vedere, deve arrivare non soltanto dalle forze politiche, ma proprio da tutti i lavoratori, dai cittadini, dalle categorie, da tutti quelli che vivono nella nostra città. Perché guardate, non è accettabile che una figura tecnica, al di là delle capacità del rispetto per la persona che vanno comunque garantiti, possa decidere sulle nostre teste che cosa succederà per i prossimi 10-20 anni. Perché quando noi parliamo di anche rifare, rimettere in moto la macchina comunale, quando parliamo del casinò, che cosa facciamo sul casinò? Quando noi parliamo sull'aeroporto, che decisioni prendiamo? Quando parliamo della legge speciale, non è accettabile pensare che questo possa riguardare 2-3 anni, non vuoi invece il futuro a medio e lungo termine del nostro territorio. E allora che cosa facciamo? Guardate, credo che noi come Venezia, come veneziani, dobbiamo uscire dalla logica vecchia e superata, seppur positiva all'origine, della legge speciale storica. La legge speciale storica ha avuto dei grandi meriti, finanziari soprattutto, ma ha dato delle possibilità notevoli al nostro territorio. L'aspetto negativo che conteneva in sé era che quella legge speciale vedeva Venezia e i veneziani come
persone, personaggi costretti ad andare a elemosinare finanze, le risorse per poter gestire il territorio, quello che era necessario sul territorio. Bisogna uscire da quella logica. Abbiamo bisogno di strumenti, ci sono. Io credo che bisogna trovarli anche nuovi, anche da un punto di vista finanziario. Bisogna avere il coraggio sociale e politico di farlo, perché le risorse che vengono fuori dal nostro territorio ci sono tante, bisogna fare in modo che queste risorse le gestiamo in buona parte dal nostro territorio. Su questo stiamo lavorando. Poi le proposte che vengono fatte ovviamente dalla vostra assemblea, io ritengo, ma non lo dico tanto per dire, credo che siano certamente condivisibili. E non se ne può venire fuori da questa situazione se non partiamo da quello che avete scritto, proprio dalla necessità di rivedere la legge speciale per Venezia, dalla necessità di un cambio radicale anche all'interno della politica veneziana. E guarda, qui non è un problema di responsabilità della persona, di responsabilità soggettiva, ci vuole un cambio, perché siamo per certi versi all'anno zero della nostra realtà. Ne prendiamo atto, e riguardi, ripeto, al di là delle responsabilità, e se ce ne sono giudiziari lo deciderà la magistratura, non spetterà certamente né a me, né a questa assemblea, né ai cittadini dire quali siano queste responsabilità. È un'altra cosa, noi vogliamo fare politica, noi vogliamo rimettere in sesto questa nostra città, lo vogliamo fare con gli strumenti della società e con gli strumenti della politica. Aggiungerei, se mi consentite, soltanto una cosa al vostro documento. L'altro punto che viene citato è quello di un confronto reale che ci deve essere, ed è quello che sono convinto sia fondamentale, lo dicevo all'inizio del mio intervento, che deve riguardare tutti i rappresentanti istituzionali e tutti i soggetti sociali. Aggiungo un soggetto che mi pare, ho visto di corsa questo documento, non mi pare non sia ricordato. Guardate, ci sono anche nella realtà veneziana forme di precarizzazione del lavoro che non possiamo più accettare. E questo lo dico al di là dei numeri, perché possono essere circa all'interno dell'amministrazione comunale di Venezia, mi pare 350, 200 in varie forme, con le maestre, eccetera. I numeri più o meno sono questi, però è il concetto di precarizzazione che noi dobbiamo superare, partendo anche dalle nostre realtà. E anche le forze sindacali devono farsi carico importante di queste situazioni che sono fuori, ritengo, dai limiti della civiltà. Concludo davvero. Diceva qualcun altro, anche di coloro che ha parlato prima di me, tra cui Davila, la disponibilità da parte di tutti è fondamentale. E noi diamo un segnale, partendo da Venezia, in Parlamento certamente vogliamo darlo, da parte di tutti quanti a partecipare assieme alla soluzione di questi problemi. E concludo dicendo, ci sono state delle realtà potenti, forti, nella nostra realtà sociale cittadina, che hanno attirato il massimo dell'attenzione da parte del livello nazionale. Ci sono stati dei potenziali che non possiamo più accettare, che hanno avuto sempre il massimo dell'attenzione, perché quando parlavano di qualsiasi cosa, in qualsiasi occasione, di qualsiasi necessità, Consorzio Venezia Nuova, aeroporto, per certi versi in parte il porto, qui prendiamo il massimo dell'attenzione. L'attenzione la dobbiamo dare alla città e ai cittadini, e tutti i potentati devono stare dietro rispetto alla volontà politica, a chi rappresenta i cittadini. Regionale, ma sono fiero di essere tra voi perché sono un dipendente del Comune di Venezia, lo sono, lo ero e lo sarò, e quindi sono molto contento di essere tra di voi a parlare purtroppo anche di questi problemi, a trattare anche di questi problemi. Io mi faccio interprete, visto che sono qui e ho seguito la vicenda, per portare un gesto di solidarietà nei confronti del Comune di Venezia, in particolare degli amici, colleghi, dipendenti comunali in Regione Veneto. Quindi ho già detto ai vostri rappresentanti sindacali che siamo, io sono disponibile, poi chi ci sarà, spero tutti, perché qui ho visto
che c'è la disponibilità di tutte le forze politiche a livello nazionale, spero e mi auguro che ci sia anche la disponibilità delle forze politiche a livello regionale per portare una mozione di solidarietà con cui il nostro Presidente della Regione Veneto invita il Governo a intervenire nelle forme e nei modi che sono stati esplicitati dalle vostre proposte, dai vostri rappresentanti sindacali. Un'unica cosa aggiungo, io credo, sentendo gli interventi dei colleghi senatori e deputati di tutti i partiti, di tutti i movimenti, questo mi è capitato di farlo anche in Consiglio regionale Veneto, quando c'è una buona causa, le bandierine vanno bene, ma si possono mettere anche da parte per lottare tutti insieme per arrivare al risultato. Io spero, sinceramente mi auguro, che tutti quelli che sono qui oggi e che hanno parlato e hanno detto le loro cose, lasciano da parte le bandierine, perché credo che non sia accettabile che una città come Venezia, un comune, permettetemi di dirlo, anche se non è proprio così, virtuoso come Venezia, un comune del nord come Venezia, debba subire una pesantissima condanna e punizione rispetto a tanti altri, e permettetemi di fare una specie di polemica, di altri comuni che hanno ottenuto tanto e sono tutti al sud. Questo non è più accettabile, perché per 17 milioni di euro non è possibile che paghino i lavoratori del comune di Venezia, che sono i dipendenti che danno l'anima e il sangue a questa amministrazione. Purtroppo è arrivato pochi minuti fa, perché avevo già un altro importante appuntamento con degli imprenditori che stanno vivendo delle difficoltà economiche legate all'embargo della Russia, quindi ero con loro sempre a parlare di problemi relativi al lavoro. Da pochi mesi mi occupo della Commissione Lavoro alla Camera, non so se lo sapete, sono l'unico parlamentare della Lega Nord in provincia di Venezia, quindi il lavoro è una tematica in questo territorio importante, e ovviamente mi occupo anche delle tematiche relative al lavoro pubblico, quindi è sicuramente importante, avendo sentito e apprezzato lo spirito e i contenuti di chi mi ha preceduto, che il confronto ci sia e che sia soprattutto fattivo. Ora io credo che tutti i discorsi che si possono fare in questa sede, che di fatto rappresenta una prima grande riunione, se non ho capito lo spirito dell'iniziativa, per capire quali possono essere le soluzioni e se c'è la disponibilità, un dialogo, un confronto con i senatori, buongiorno, un saluto adesso, e gli altri parlamentari di questo territorio, per cercare di venire incontro ai problemi che voi state vivendo. Problemi ovviamente che sono stati calati dall'alto, ma sono anche dei problemi su cui bisognerebbe iniziare a parlarci seriamente sulle responsabilità. Io non voglio puntare dita perché questo non è né la sede, né il luogo, né lo spirito con il quale credo che voi mi abbiate invitato, però quelle poche uova che sono ancora integre nel paniere credo si debba per forza confrontare per salvaguardarle. Permettetemi comunque di fare una battuta, che è troppo semplice scaricare tutta la colpa e la responsabilità di quello che sta succedendo al commissario. Se qualcuno di voi legge la stampa sa che io nei confronti del commissario non sono tenero, ma bisogna usare almeno l'obiettività in un clima di confronto. Per dire comunque, ci sono delle difficoltà oggettive che ho avuto modo di appurare anche personalmente con qualcuno di voi che lavora front desk o in amministrazione, che mi ha dato il proprio punto di vista. Credo che sarà importante confrontarsi con le sigle sindacali, ma i problemi rimangono, quindi al di là della buona volontà a cercare di risolverli, poi sarà anche da dialogare, perché capite perfettamente che continuare a fare la battaglia di sprechi e dall'altra parte fare la battaglia anche di tagli lineari, poi si possono usare due pesi e due misure. La nostra condotta politica è sempre stata tesa a premiare la meritocrazia, e quindi credo che se ci dovrà essere un confronto, quel confronto dovrà essere basato proprio su questo. Trovo oggettivamente non una scelta personalmente lungimirante quella di aver rinnovato tutti i dirigenti legati alla passata amministrazione, perché credo che se si dovesse iniziare
a ragionare su quali rami di terra spuntare anziché fare i tagli lineari, probabilmente proprio da quelle persone che avevano una posizione di privilegio. Una posizione di privilegio su ciò che poteva accadere anche in quelle stanze, magari l'analisi potesse essere più fattiva in quei termini. Senza ovviamente questo andare a puntare le dita, ma se si devono dare dei segnali, i segnali dovrebbero sempre venire dall'alto. Questo lo si dice troppo spesso in politica, lo diciamo tutti, ovviamente non è che mi tiro fuori, però poi in pratica lo si fa poco. Quindi io non vorrei dire niente se non ringraziarvi per questa cosa, e perché il problema adesso ce lo dovremmo gestire noi e capire anche come confrontarsi a Roma tra di noi come veneziani, e come poi anche il commissario pensa di venirne fuori da questa palude sulla quale si è trovato anche lui baldanato, e che inevitabilmente dovrà coinvolgere il governo nazionale e i due rami del Parlamento. Questo è lo spirito, quindi rimaniamo in contatto e i numeri adesso ci siamo scambiati. Capo già 12, quindi bisogna anche ragionare sul fatto che poi qualcuno a Roma fa una sanatoria al precariato, qualcuno in termini di gestione commissariale ci lascia legare a casa, mentre invece i dirigenti a tempo determinato sono stati rinnovati. E 27 sono rimasti a casa. Cioè, sappiamo giustamente di quello che stiamo parlando. Quindi ce la ricordiamo veramente ogni giorno, e anche sul precariato bisognerebbe fare un'unica, come si dice, sistemazione nazionale, no? Decidersi cosa fare del precariato e chi si definisce precario. A parte l'onorino della Lega Nord, che non è ancora arrivato, io credo che siano conclusi gli interventi dei parlamentari veneziani. Abbiamo già alcuni che hanno chiesto di parlare, e quindi io darei lo spazio a questi interventi. Ah sì, ho sbagliato. Giustamente c'è alla fine, ma non per ultimo, Gennaro Malotta, che è consigliere regionale di Carlo Valori, che ha chiesto di fare l'intervento. Grazie. Francesco. Io intervengo a nome di un gruppo di colleghi che si sono trovati in questi giorni. Questi colleghi sono colleghi responsabili dei servizi nel nostro ente di varie direzioni. La ragione di quell'incontro è stata i timori, il chiacchiericcio, le preoccupazioni che hanno colpito tutti noi in questo periodo. Quindi a fronte di questo incontro abbiamo pensato utile poter fare una riflessione più possibile nel merito, orientata a questa nostra assemblea, e poi abbiamo pensato utile di portarla alla vostra attenzione. La riflessione si struttura in due parti. Una prima parte che noi abbiamo chiamato due fronti di riflessione. Il primo fronte è relativo ai tagli effettuati e più volte citati dal commissario Zappalorto. Su questa questione il nostro contributo ovviamente è partito da tutte le informazioni che la RSU ci ha passato e dalle proposte che conoscete tutti e che anche i rappresentanti politici che oggi sono qui hanno avuto modo di vedere. Il nostro contributo è stato quello di ripescare nella logica di lavoratori che pensano di poter essere utili all'erogazione dei servizi, di ripescare un documento elaborato da un gruppo di lavoratori con ruoli diversi e in luoghi diversi del nostro ente, in direzioni diverse, e questo documento, il cui titolo era un contributo delle lavoratrici e dei lavoratori per le politiche di razionalizzazione della spesa del Comune di Venezia, è stato il frutto di un lavoro appunto iniziato già nel 2012, era il luglio del 2012 quando in un'assemblea si cominciava a parlare di tagli delle retribuzioni dovute alle difficoltà del bilancio,
E in questo documento sono state affrontate alcune tematiche. Io cito soltanto i titoli. La prima è il patrimonio, la seconda è le società partecipate, l'energia, la possibilità di fare economia attraverso l'utilizzo dell'eco ufficio, la questione delle manutenzioni, la gestione degli spazi e dei beni comuni, i contributi alle associazioni e enti varie, il verde urbano sostenibile, la qualità del lavoro e la valorizzazione della professionalità e i percorsi di consapevolezza nutrizionale. Sono capitoli di un documento, alcuni approfonditi che possono dar luogo anche, perché questo è il livello di discussione oggi, alla individuazione di risorse da poter recuperare subito, altri che noi riteniamo come metodo quotidiano con cui gestire la cosa pubblica. E quindi questa cosa ci sembra utile. Riteniamo a questo, proprio in questi giorni, proprio l'altro giorno parlandone, di poter aggiungere un altro aspetto che è quello del recuperare maggiori entrate anche attraverso il potenziamento delle attività ispettive di controllo. Leggevamo sulla stampa una dichiarazione del dirigente del sindacato dirigenti della DIR che diceva, ma ad esempio sul contenzioso dell'edilizia che resta lì, che si accumula, si potrebbe organizzarci meglio, visto che comunque va affrontato al fine di recuperare risorse. Altri campi ci sono per questa cosa. Chiediamo, relativamente alla questione qua già ricordata dei contatti romani, degli incontri romani del commissario, che livelli di informazione per tutti, a cominciare immagino dalla RSU che ci dice, ci dicono questo, ci dicono quello, ma in realtà possono essere maggiori. Da questo punto di vista è chiaro che la richiesta è rivolta ai politici che abbiamo oggi, se ci possono dare una mano. Ci hanno riferito alcune cose, è stato citato, vorremmo essere chiari, è stato citato e ricordato il reintegro di alcuni dirigenti. Noi abbiamo fin da subito ritenuto pesantissima la decisione del commissario di non rinnovare incarichi a tutti i precari stanze romane, perché è stato detto qui, cambia se si sono raccontati possibilità di diluizione della penalizzazione in 3 anni piuttosto che in 1. Cambia, qualcuno lo diceva, credo il rappresentante di SEL, teoricamente anche ai fini del bilancio 2014, che in situazione di assestamento fra un mese potrebbe essere rivisto. Il secondo fronte, e vado veloce perché altrimenti Sergio Filori l'ha detto che si arrabbia. Scusami Sergio, un po' di alleggerire. Alleggeriamo. Allora, il secondo fronte noi pensiamo sia relativo a un tema che ufficialmente non è stato posto sul tavolo degli incontri, ma informalmente è stato ripetutamente annunciato in diverse platee da commissario sul commissario. Il tema si chiama la riorganizzazione dell'ente e noi pensiamo debba essere guardato con uno sguardo non sull'immediato, sul recupero di cifre economiche, ma con uno sguardo di prospettiva. Chi mi ha preceduto ha richiamato più volte la città metropolitana. Chiediamo, per dirla velocemente, che secondo noi non si tratta di disegnare un ennesimo organigramma, quello che fra di noi chiamiamo il ragnetto, puntando a un risparmio, quanto piuttosto di prevedere un corretto utilizzo di tutte le professionalità e le competenze presenti nell'ente in relazione agli obiettivi che la prossima amministrazione deciderà di darsi. Alla fine facciamo quindi un appello ai presenti, e quindi una cosa operativa per subito, nei diversi ruoli politici, sindacali, istituzionali, affinché si facciano promotori di un forte appello, di una forte pressione, affinché la riorganizzazione, tema che
sta viaggiando, come si dice tra di noi in dialetto, sotto vento via, sia affidata a chi dovrà amministrare il comune e la città metropolitana nei prossimi anni. Grazie. In questa situazione in cui siamo commissariati, le ricadute sono anche rispetto alle modalità e agli interventi per quel che riguarda la salute e la sicurezza dei nostri luoghi di lavoro, che, cari miei, non solo investono quello che siamo noi come dipendenti e come lavoratori, quindi soggetti a diritti e tutela e garanzie, ma nei nostri luoghi di lavoro c'è pubblico, ci sono bambini piccoli, ci sono anziani, e noi abbiamo la maggior parte dei nostri uffici e servizi, e quindi luoghi di lavoro, in cui c'è pubblico. Ora, noi siamo orfani di quello, di quella figura fondamentale che decide sulle politiche di salute e sicurezza nel nostro comune. Di fatto era il sindaco, adesso dovrebbe essere il commissario. Allora, cosa sta succedendo in questo periodo? Parto un po' dalla nostra storia precedente che tutti noi abbiamo vissuto e che noi come RMS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, abbiamo cercato di controllare e vigilare e di sorvegliare con i risultati che voi sapete, ma comunque insomma. I trasferimenti. Noi abbiamo subito in questi due anni trasferimenti di uffici e servizi, perché l'amministrazione doveva recuperare quelle che erano le famose fittanze passive di circa 1.400.000 euro, con annessi e sconnessi, perché chiaramente se tu lasci delle sedi, tutti i servizi al quale sono correlati, quindi pulizie, chi più ne manutenzione, chi più ne ha più ne mettano dei costi, di quei soldi, di quelle risorse, non sappiamo, ed è stato chiesto anche all'ultimo tavolo da parte della RSU, che fine hanno fatto. Con i lavoratori abbiamo cercato che tutte le operazioni di trasferimento e di trasloco fossero a norma, che andassero su luoghi di lavoro idonei dal punto di vista della salute e della sicurezza. Abbiamo avuto grande comprensione da parte di tutti voi, perché certi interventi non si potevano fare immediatamente, ma si potevano programmare nel futuro, perché anche a quel tempo lì c'erano problemi di bilancio. E quindi con tutti voi, con tutti quelli che sono stati soggetti a queste operazioni, eravamo rimasti d'accordo che comunque nel 2014, nel primi del 2015, alcuni interventi di carattere strutturale importanti per quel che riguarda la vostra salute, la vostra sicurezza e anche quella dei nostri utenti, cittadini, fosse dilazionata nel tempo. Adesso cosa è successo? È ancora più grave, perché tanto per spiegarvi come funziona il meccanismo, nel nostro comune abbiamo 32 datori di lavoro, cioè la delega delle funzioni di sicurezza è data a 32 datori di lavoro che dovrebbero avere per legge potere decisionale e di spesa, ok? Ma di spesa di fatto non c'è più, perché il bilancio è bloccato. La scorsa settimana abbiamo avuto incontri con datori di lavoro proprio per avere garanzie di questi interventi. Bilancio bloccato, non ci sono soldi. Ora, tutto quel sacrificio, e lo so perché abbiamo avuto incontri e tanti nel comprendere i vari momenti storici in cui i soldi non c'erano, che siete comunque andati nei posti di lavoro anche se non erano completamente la norma, che la pazienza con cui abbiamo avuto la nostra disponibilità sempre come lavoratori rispetto a un'amministrazione così, non ha pagato come al solito. Allora, il problema è anche, non dico grave, ma non di più, ma non avendo potere di spesa, in questo momento, se un intervento di manutenzione urgente, che può essere in una scuola, ok, rispetto a quelli che sono... Tagliare per l'anno che il Consorzio Venezia Nuova ha per le spese generali di gestione. Ecco, l'invito che rivolgo alla parte politica è vedere che spazio c'è
eventualmente nella finanziaria per chiudere questa soluzione. Bravo. Bravo. Diversandolo, portandolo alla media di General Contractor in Italia, si recupererebbero 65 milioni di euro. E bisogna capire la potenza del convitato di pietra, ma comunque anche se non si riesce a dimezzarlo, comunque una minima percentuale, libererebbe risorse, magari nel futuro, a lungo termine, che potrebbero essere impiegate per il Comune di Venezia. Ho chiuso, grazie. Un attimo quel foglio che dietro molti hanno firmato e hanno visto. Allora, l'idea è nata durante il presidio della settimana scorsa. C'era appena stato il matrimonio di George Clooney, avevamo visto come una festa privata avesse paralizzato la città e già la cosa un po' ci scandalizzava, per quanto il nostro George sia molto simpatico di per sé e la sua moglie è anche piuttosto carina, però tutto sommato lontano una città sembrava eccessivo. Sapevamo che per queste manifestazioni vengono utilizzate, per esempio viene utilizzata la Polizia Municipale a pagamento, però non si capiva esattamente quanti soldi avesse versato, per quali giorni, per quali servizi. Allora, molti non sanno che ci sono già nello statuto del Comune degli strumenti di democrazia partecipativa. Allora, stiamo adesso raccogliendo delle firme, quei fogli che avete visto, è un'istanza, cioè praticamente come un'interrogazione ma presentata dai cittadini, con la quale chiediamo quanti soldi esattamente abbia versato George Clooney e il suo staff, per quali servizi e a cosa serviranno, dove verranno stanziati, in quale voce di bilancio. Bravo. Questo però secondo me deve essere solo un esempio di quello che si potrebbe fare. Potremmo fare tantissimo se i cittadini ci mettessero. Cioè, questa cosa qua l'ho fatta così di mattina, anche per quello non vedete nessun, ovviamente non c'è nessuna sigla scritta, no? Mi presento per dire, la presenterò io ovviamente, non so, perché qualcuno si chiede ma a chi è venuta questa idea, giustamente uno mette il suo documento di identità e può avere dei dubbi. Però è un esempio di come, quanto possono fare i cittadini, tutti quanti possono raccogliere firme, presentare istanze e anche petizioni. Basta avere l'iniziativa, basta sapere cosa chiedere, informarsi un attimino. E quello che potremmo fare soprattutto a noi dipendenti comunali, noi abbiamo le chiavi per scoprire tanti segreti del comune. Perché vi ricordate il nostro regolamento di comportamento al quale noi dovremmo attenerci, che non possiamo parlare male dell'amministrazione, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo in pubblico, dichiarazioni sui giornali. Per esempio, adesso i nostri colleghi in questo momento sono il loro operato, i colleghi miei, nostri, della Polizia Municipale, è su tutti i giornali perché abbiamo fermato, come si chiama? Franco Lino. Ecco, ora io non so, magari lei che hanno fatto una cosa sbagliata o eccessiva, magari il problema è che comunque non ci possiamo difendere. Quando siamo sui giornali, noi non ci possiamo difendere. Se ci proviamo a difendere, potremmo prendere un bel rapportino disciplinare. Perché? Perché ci dovrebbero difendere i dirigenti, o gli amministratori, o il sindaco, gli assessori. Non lo fa nessuno. Tutti contro. Ma mi sembra una cosa accettabile. Cioè. Allora, questi regolamenti sono fatti perché hanno paura di quello che sappiamo, esatto. Ok? Quindi noi, per esempio, prendendoci in mano il bilancio, diviso per le varie ripartizioni, noi possiamo vedere, a noi sì, che può, se ognuno di noi si divide il lavoro, saltare all'occhio qualcosa di strano. Già alcuni colleghi hanno fatto segnalazioni, anche i sindacati. Quindi diamoci da fare, perché anche noi di nostra iniziativa, chiaramente rivolgendoci ai sindacati che già ci sono, che fanno ovviamente da tramite, ma pungolandoli possiamo ottenere molte cose e far saltare fuori molte cose, molte verità. Velocemente però, scusate, ma io vorrei risottolineare la gravità di quanto sta avvenendo in città, che mi sembra non sia stata sottolineata con sufficiente forza.
quello, i problemi che noi abbiamo pongono un problema a questa città e non solo a questa città, un forte problema di democrazia. Noi da un lato stiamo difendendo con dignità e diritti il nostro salario e lo diciamo e lo rivendichiamo con estrema tranquillità e onestà, anche alla faccia di chi ha sostenuto che prendiamo troppo. Ma dall'altro, ribadisco, si pone alla città un problema di democrazia, perché queste politiche stanno strozzando la nostra città. I trasferimenti dello Stato alla città di Venezia sono stati ridotti negli ultimi anni del 66%. Quindi l'obiettivo è chiaro, azzerare le pratiche politiche che questa città si è conquistata negli ultimi anni, azzerare le politiche di welfare, azzerare le politiche di solidarietà e di cittadinanza che questa città ha conquistato, perché questo sarà il risultato. Questo è quello che sta facendo Zappalotto e credo che sarà difficile da qui tornare indietro se non diamo subito un segnale per invertire la rotta. Risorse non ce ne sono e non ce ne saranno. Questa è l'operazione politica che stanno facendo. Quindi qui si pone davvero un reale problema di democrazia. Azzerare i servizi di welfare in questa città vuol dire consegnare poi tutte queste problematiche soltanto all'ordine pubblico. Questo è il segnale che ci viene dato. Lanci, eccetera, eccetera, tutti contrari destra e sinistra. Ma allora dovete disobbedire a sto patto di stabilità. Le patti di stabilità, lo dico sempre, non solo perché lavoro l'ufficio parte, le spese per le armi non ci sono, l'F-35 non niente il patto di stabilità, se lo possono spiegare. Le spese per le grandi opere non rientrano nel patto di stabilità, le spese del morte non rientrano nel patto di stabilità, ma perché? Perché gli altri devono continuare a farlo, questa operazione non può essere fatta. Bravo! È la possibilità comunque di continuare a raffinare le risorse di questo paese e di questa città. Queste logiche noi le dobbiamo assolutamente contrastare, le dobbiamo rifiutare, perché l'altro segnale politico che verrà dato, ed è imminente, anche perché lo state discutendo con lo Sblocca Italia, quindi lo sottoscriverete, verrà sottoscritto a livello parlamentare, saranno la privatizzazione dei servizi, tutte le municipalizzate verranno privatizzate, venuti da letto, chi privatizzerà gli verrà fatto uno sconto fiscale, questo è il disegno, perché? Perché li sanno che c'è ancora margine per lucrare profitto, quindi spostare è processo. Sono risorse della città, sono risorse nostre, sono risorse collettive, sono risorse di tutti. Quindi questi processi di privatizzazione non li possiamo accettare. La svendita del patrimonio di questa città non può essere accettato perché è un patrimonio di tutti e tutti lo devono salvaguardare, perché questa è la politica del bene comune, salvaguardare quello che è il bene di tutti i cittadini, e questa è roba nostra, questo dobbiamo rivendicare. Questo mi sembra, e voglio sottolinearlo, è quello che c'è in gioco. Quindi chiediamo ai parlamentari di assumersi responsabilità rispetto a queste operazioni, perché quello che sta avvenendo a Venezia non riguarda solo noi, è all'interno di un processo politico più generale che, ripeto, è quella di strangolare le autonomie locali, è quella di ridurre a derogare i servizi minimi essenziali che so, questo ci vogliono chiedere. Dopodiché, quando questi servizi non saranno più operativi, arriverà anche il problema degli esuberi, ovviamente, no? Perché il commissario Zappalotto ha paragonato i nostri comuni ai comuni del Meridione, quanto a numero di personale. Poi chiudo subito. Senza offendere, tra l'altro, i comuni del Meridione, con i quali non ho niente da recriminare, però primo deve sapere che, vabbè, presumo che lo sappia, spero, la conformità di questa città richiede un di più di organizzazione, ma anche perché negli anni questa città si è dotata di servizi di prossimità ai cittadini, al disagio sociale, eccetera, eccetera, che altri comuni non hanno e che richiedono risorse, che richiedono personale. Quindi il futuro immediato sarà che chiusi questi servizi, ci diranno anche che c'è del personale in esubero poi, no? Perché siamo tanti, ok? Quindi davvero, io chiudo insomma,
la lotta dei comuni, dei comunali, deve diventare una lotta sinergica alla lotta della città, perché quello che riguarda noi, quello che interessa a noi oggi, deve interessare tutta la città. Noi dobbiamo avere la forza, la capacità di comunicare la città questa. Quindi uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, con le organizzazioni sindacali, trovare momenti per interloquire in modo più forte e più diretto con la città e con i movimenti di questa città, con le associazioni culturali che non avranno più niente, con le associazioni sportive che si vedono incrementate a dismisura le quote che devono dare per gestire gli spazi sociali e sportivi. Questo dobbiamo fare. Grazie. Grazie a te. Grazie. Trasferimenti altrimenti destinati al Comune di Venezia. RSU, rappresentanti sindacali e i lavoratori del Comune di Venezia pensano che il buco di bilancio da sanare possa essere un'ottima occasione per rivedere voci di spesa effettivamente ridimensionabili, in un'ottica di reale miglioramento dell'uso delle risorse pubbliche, rifiutando una politica di austerity che tocca solo lavoratori e cittadine e soprattutto le fasce deboli della città. E far sì che la politica non abbia il pessimo messaggio che ogni qualvolta che c'è un problema politico, invece di contestarlo nelle forme democratiche, si va a utilizzare il personale dipendente come salvadanaio della città. Questo non va bene. Finisco dicendo che questo RSU ha lanciato in tutta Italia, un anno e mezzo fa, con il contributo di tutti, di sigla e RSU, una petizione che ha chiesto al Parlamento e al Governo di eliminare, questa la rilanciamo come base di piattaforma, oltre al documento che vi abbiamo consegnato, perché noi vogliamo fare la nostra parte, bisogna eliminare qualsiasi sanzione sul personale dipendente in caso di sforamento del patto di stabilità. Allora, intanto grazie ai lavoratori che sono qui, perché spesso coloro che sono convenuti qui l'hanno fatto in buona parte con rimettendoci del proprio orario di lavoro e della, diciamo, un sacrificio, perché le ore di assemblea sono finite, quindi non esiste più la presenza gratuita, ma ogni presenza qui, ogni minuto lo diamo per una causa generale, una causa di noi, ma riguardo tutto il collettivo e politico. Questo è dà ancora più forte valore a questa iniziativa. Poi io ringrazio evidentemente anche chi di professione ha scelto da fare la politica, ma io sono qui anche a ricordare loro appunto che, come ricordava De Crescenzo un anno fa quando venuti a Roma, il fatto era questo: voi dovete innanzitutto avere una visione a 360 gradi ed eliminare quelle normative ingiuste che colpiscono principalmente i lavoratori degli enti locali che sforano gli enti locali che sforano il patto di stabilità perché c'è una normativa spesso con meccanismi ingiusti, oppure perché hanno questi enti locali un apparato dirigenziale che non è in grado di affrontare le tempeste del presente. Non devono pagare i lavoratori, noi lo abbiamo chiesto un anno fa, siamo in ritardo di un anno. La normativa del 2009, siamo nel 2014, sono passati governi di tutti i colori, voi siete di tutti i colori, di tutte le organizzazioni politiche presenti nel Parlamento, siete tutti responsabili da questo punto di vista, per quanto riguarda la... Poi noi non chiediamo di cambiare il mondo, non potete farlo, noi non possiamo chiedere a voi quello che non è il vostro potere, perché è evidente che noi siamo un tassello di una situazione generale in cui ci sono dei meccanismi che riguardano le articolazioni e i poteri continentali europei che obbligano i tagli. Il taglio del debito pubblico, con cui abbiamo fermato certamente le banche e le aziende dopo la crisi, il taglio della spesa pubblica, certo, una spesa pubblica nutrita spesso da politici rattati o incapaci, Venezia d'Ovest, ma lo sappiamo com'è la questione, e pagano fuori i lavoratori. E non possiamo nemmeno però chiedervi di cambiare il segno di un ciclo che veramente i poteri continentali esigono. Quindi noi faremo la nostra parte indipendentemente da voi, resistere a difendere i comparti del lavoro più deboli, a partire da loro, a partire dai precari, a partire da quelli che già sono stati licenziati, a partire per esempio dai colleghi dell'azienda del turismo della provincia di Venezia, che stanno per essere licenziati. Abbiamo capito? Venezia, una città che in 30 milioni di euro al giorno deve trovarsi con gli stipendenti che hanno la vocazione di
come azienda di costruire e razionalizzare l'accesso e la fruizione del, punto della risorsa turistica che vengono licenziati. C'è un percorso generale che è quello dell'attacco ai diritti dei lavoratori, e di qua passa anche la questione della definizione, della definitiva, del definitivo seppellimento dell'articolo 18. Ecco, io me la sento poi dire che noi non ci siamo, noi siamo contrari, perché non è la risoluzione della crisi debba passare attraverso lo sfruttamento maggiore dei lavoratori e l'abbassamento dei salari sia nel pubblico che nel privato. La partita è generale, e dove possiamo, io, i miei colleghi del SU, dove possiamo e dove si vuole, noi queste battaglie le vogliamo unificare, è chiaro? Quindi non siamo qua per soltanto per noi, noi siamo qua per una visione generale del mondo, perché questo mondo, come sta andando avanti, non ci va bene ed è ingiusto. Abbiamo capito?